Buongiorno a tutti, bentrovati come sempre. Molte notizie, tanta carne al fuoco per un Inter che sta cercando di prepararsi all'inizio del campionato. Programmate 3 amichevoli a stretto giro di posta: martedì alla Pinettina con il Lugano, poi il venerdì successivo sempre sui campi di Appiano, sempre a porte chiuse naturalmente contro la Carrarese, poi il sabato successivo si dovrebbe giocare l'ultima amichevole precampionato a San Siro per testare il Meazza, farlo provare ai nuovi che ancora non l'hanno testato, ma tutti ci hanno giocato, Hakimi in Champions, Kolarov un sacco di volte, e poi vedremo, lo stesso discorso varrà per Vidal e Darmian, i primi della lista che dovrebbero atterrare ad Appiano molto presto. E dicevamo, sabato contro il Pisa, squadra di Serie B che prepara anche il suo inizio stagionale, per poi concentrarsi sull'esordio, la prima di campionato, sabato 26 settembre, ore 20:45 a San Siro contro la Fiorentina, e in quella squadra ci dovrebbe essere Borja Valero che ha trovato un contratto. Che dirvi, stanno succedendo cose abbastanza non previste, a dimostrazione che la situazione è veramente difficile nel calcio, che non si riesce assolutamente a effettuare delle cessioni, nessuno mette più sul piatto soldi cash, nessuno più compra, a parte il Chelsea che ha fatto una campagna acquisti mirabolante per anche la situazione attuale, e assume sempre più i contorni di un colpo assoluto l'essere riusciti a vendere Mauro Icardi per 50 milioni più 8 di bonus al Paris Saint-Germain, questo anche prima della Champions League, che avrebbe poi penso anche fatto calare la valutazione del giocatore, mai quasi mai impiegato nell'ultima, diciamo, parte di Final Eight, e quando lo è stato non ha lasciato nessun tipo di segno o segnale. Sta succedendo insomma qualcosa di non preventivato, e la dimostrazione che non si riesce a effettuare cessioni, e la situazione Godin che ci ha lasciato abbastanza sorpresi e che non condividiamo, però si sta cercando di snellire in tutti i modi la rosa. Così non è stato rinnovato il contratto a Borja Valero, che a un certo punto della stagione sembrava essersi meritato almeno un'altra stagione in nerazzurro, visto quello che ha fatto nell'ultimo anno, però sono 33 troppi, e chiaramente bisogna cercare il modo di snellire la rosa, e con Godin si sta provando a risparmiare i 5 milioni e mezzo netti di ingaggio che l'Inter dovrà corrispondergli ancora per 2 stagioni, quindi parliamo di più di una decina di milioni. In questo caso è sufficiente lasciargli il cartellino gratuito, la possibilità di accordarsi con il Cagliari. Probabilmente ci sarà anche un contributo dell'Inter per il primo anno di stipendio, poi il giocatore dovrebbe spalmare il suo biennale almeno in un contratto di 3 stagioni per cercare di andare comunque a guadagnarci sopra. Trattativa molto ben avviata, con alla fine non c'è niente da decidere se non il contributo dell'Inter, perché il cartellino appunto verrà regalato al Cagliari, e manca l'ok definitivo del giocatore, però sembra che si sia convinto, anche perché la moglie è nata a Cagliari, figlia di Herrera, ex giocatore rosso-blu degli anni 90, e quindi dovrebbe esserci presto la fumata bianca, anche se nella serata di ieri si è diffusa la notizia della Fiorentina che sarebbe interessata all'operazione e che poi potrebbe cedere Milenkovic al Milan, però la situazione con il Cagliari sembra molto ben avviata, vi fa capire insomma che si rischia di vederne tanti di affari alla Godin. Stesso discorso per Ranocchia, che sta parlando con il Genoa per un biennale per finire
praticamente lì la carriera, anche qui manca l'ok del giocatore e verrà regalato al Genoa proprio per alleggerirsi. Queste due uscite dovrebbero permettere l'ingresso di Darmian, che aveva scelto Parma proprio perché l'Inter gli aveva promesso di acquistarlo poi al termine della stagione con un contratto da 4 anni, e dovrebbe essere Darmian il sostituto di Godin nella rosa nerazzurra. Qualcuno scrive, la Gazzetta, poi leggeremo il giornale, che si riaccende l'ipotesi Kumbulla, però valutato 28 milioni, che in questo momento di crisi appaiono veramente come una cifra irraggiungibile e fuori mercato, se non con l'inserimento di diverse contropartite tecniche. E qui si fanno i nomi di Marco, che comunque è già stato ufficializzato la sua permanenza in prestito a Verona, di Salcedo, della possibilità di inserire qualche altro giovane, però al momento mi sembra un'operazione molto molto difficile. I bookmaker hanno abbassato di molto anche la quota di Alaba all'Inter a 5, pagano questa possibilità, però anche qui ci sembra un acquisto che non è proprio preventivabile con la situazione attuale, soprattutto dopo che è stato già poi preso Kolarov per giocare in banda mancina come terzo di sinistra al posto di Bastoni, e diventerebbero un po' troppi lì in quella posizione, a meno di sorprese. Anche bisogna considerare tutto, e la valutazione di Alaba, nonostante abbia solo un anno di contratto, non può scendere sotto una trentina di milioni, se non anche qualcosa in più, a meno che non si trovi la possibilità di uno scambio. Però dopo che il Bayern Monaco ha scaricato in quel modo Perisic, mi sembra anche difficile ipotizzare un altro tipo di affare con i tedeschi, che hanno deluso molto anche per come si sono comportati. Prima hanno fatto capire, insomma, che erano disposti a un'offerta da più di 10 milioni e poi si sono tirati indietro, scaricando anche il giocatore che sperava di rimanere in Germania, sperava di essersi guadagnato una riconferma dopo le brillanti prestazioni in Final Eight con 2 gol che hanno aiutato il Bayern a conquistare la Champions League. Invece niente di tutto questo, Perisic è ad Appiano ad allenarsi insieme a Nainggolan, situazione dei due che non sono più, diciamo così, fuori dal progetto come lo erano l'anno scorso. Forse sono le veline date alla stampa per cercare di far muovere qualcosa sui loro nomi, per cercare di trovare qualche tipo di acquirente. In questo caso comunque se la giocano, mi dicono che Nainggolan sia arrivato con la testa giusta, che si stia allenando molto molto bene e vuole giocarsi le sue carte, provare a convincere Conte che può essere un diciamo attore di questa nuova Inter, che proverà a scalzare la Juventus dopo 9 anni di campionati vinti. Chiaramente un Nainggolan con la testa giusta, l'abbiamo già detto nei video di questi giorni, sarebbe sicuramente un rinforzo importante e potrebbe essere una pedina molto molto utilizzabile con tutte le competizioni che ci sono all'orizzonte. Serve la testa giusta e servono anche le giuste, diciamo, i giusti incastri di mercato. Due ancora notizie importanti: una confermata l'indiscrezione che arriva dall'Argentina, che gli agenti di Lautaro Martinez sono a Barcellona per capire con i Blaugrana fin dove si possono spingere, quale può essere l'offerta migliore che possono poi trasportare a Milano e mettere sul piatto in via della Liberazione, per vedere la risposta dell'Inter su un eventuale trasferimento di Lautaro Martinez, che però, come vi abbiamo spiegato, l'Inter non ha nessuna intenzione di cedere, soprattutto Conte, soprattutto adesso che un diciamo sostituto sarebbe quasi impossibile da trovare a sole 2 settimane dall'inizio
del campionato andrebbe a modificare, a cambiare tutti i programmi di Conte, tutta anche la preparazione, tutta la costruzione della squadra, posto che in quella posizione ci può stare benissimo Alexis Sanchez, però poi bisognerebbe andare anche a trovare un rinforzo importante in attacco, dove manca anche una pedina, dove al momento c'è Perisic, c'è ancora Esposito che non è ancora stato prestato, però siamo sicuri che Conte voglia qualcosa di diverso, un vero e proprio vice Lukaku, per permettere anche al bomber belga, che nelle ultime ore è tornato a Milano dopo i test negativi al Covid, dopo il contagiato del Belgio. Siamo appunto convinti che Conte voglia altro. Su Perisic l'anno scorso ha deluso nel precampionato, ha fatto vedere di avere difficoltà a inserirsi nel 3-5-2 di Conte, però penso che giocare con Lukaku sia molto diverso dal farlo con Longo o Esposito, con gli spazi che ti può aprire Lukaku. Chiunque andrebbe a nozze, e potrebbe essere comunque tutta un'altra situazione, tutta un'altra storia da vedere, da verificare. C'è qualche timido sondaggio da parte dei club inglesi. Perisic che ha bilancio per 6 milioni, quindi l'Inter cerca almeno di venderlo a una decina e di liberarsi del suo ingaggio pesante da 4 milioni e mezzo. Per Nainggolan ne vuole 15, stesso tipo di ingaggio, e proprio gli ingaggi di questi giocatori sono la difficoltà più pesante per cercare acquirenti o trattative, soluzioni. Sempre dall'Inghilterra, per chiudere il discorso Lautaro, aspettiamo dunque l'esito di questa missione degli agenti Beto Iaché e Rolando Zarate, che rientreranno poi in Italia e sul tavolo troveranno anche la proposta di rinnovo da top dell'Inter, che vuole blindare il Toro fino al 2025 con uno stipendio top da 5 milioni più bonus a stagione, che potrebbe anche salire se acconsentiranno a togliere del tutto la clausola di rescissione che non piace a Beppe Marotta. Inter che non vorrà, che non scende assolutamente dalla valutazione di 111 milioni e che al Barcellona ha già fatto capire che vuole almeno 80-90 milioni cash, poi una contropartita che non è Arturo Vidal, che prenderà solo se riuscirà a avere questa benedetta carta de Libertad dal Barcellona. Continua intanto la partita a poker tra lui, il suo agente e il Barça. Sul piatto ci sono ancora 5 milioni di differenza, cioè i 2,4 di premi che chiede ancora Vidal, e poi la differenza di 3 milioni tra i 6 che gli corrisponderà l'Inter e i 9 che avrebbe preso al Barcellona. Vidal vuole questi soldi per andarsene, per poi realizzare la sua uscita dal Barcellona, che invece al contrario, visto queste richieste del calciatore, allora ha chiesto un indennizzo simbolico da 1,5 milioni di euro, su cui però l'Inter non vuole assolutamente neanche discutere. La posizione di Marotta con l'agente Felicevic è stata molto chiara: dovete liberarvi a zero, come avete fatto con Sanchez, e poi l'Inter vi accoglierà a braccia aperte con un biennale da 6 milioni più un'altra stagione opzionabile in base ai risultati, al comportamento anche del guerriero cileno, che non vede l'ora di raggiungere Conte. Ogni giorno è quello giusto, anche se si sta protraendo un po' troppo la trattativa, però i segnali sono sempre positivi e ottimisti, così anche si legge sulla stampa spagnola, dove Suarez e Vidal vengono definiti come i primi della lista delle uscite, che poi libereranno, alleggeriranno il monte ingaggi del Barcellona, che potrà così anche pensare di fare qualche operazione in entrata. Però come vedete anche il Barcellona non riesce a vendere assolutamente nessuno, ha regalato Rakitic al Siviglia, un giocatore che fino a 6 mesi fa per cui si chiedevano una 30ina di milioni o poco meno, e adesso è stato regalato. Questa è la situazione del calcio mondiale, molto preoccupante, molto difficile,
e proprio per questo arrivare a N'Golo Kanté sembra quasi una missione impossibile dall'Inghilterra. Dicono che l'Inter abbia offerto il Guardian prima Eriksen e poi Brozovic al Chelsea per scambiarli con Kanté, rifiutate entrambe le offerte, rimandate al mittente da parte dei Blues, che secondo i media inglesi sono ancora abbastanza avvelenati con Conte, non vogliono a favorire in nessun modo l'approdo di Kanté in nerazzurro, per cui si è diffusa anche la voce che l'Inter potrebbe pensare a Seri in prestito, che l'ultima stagione ha giocato al Galatasaray, un Kanté un po' meno forte, come mediano da mettere lì in mezzo al campo a proteggere le spalle eventualmente a Eriksen, ma più probabilmente a Vidal, che dovrebbe essere il titolare di Conte del suo 3-5-2, l'incursore che è mancato con la licenza di segnare. Queste le novità per un mercato sempre più complicato e difficile, sperando che Marotta e Ausilio riescano a fare qualche numero, qualche scambio, almeno anche con il Sassuolo, con cui si sta parlando di Dalbert, e con Locatelli, che piace, interessa molto, se si trovasse la soluzione giusta, la modalità anche di pagamento alla Sensi, magari con un prestito da pagare con riscatto poi tra un anno, quando si spera che la crisi sia scomparsa o abbia attenuato i suoi effetti. Cominciamo la nostra rassegna stampa da Sport Mediaset, come tutti i giorni, le ultime notizie via app. Juve caccia le punte, Ken verso il ritorno con Morata, poi Higuain lascia la Juve, vola a Miami dove lo attende Beckham, Milan è fatta per il riscatto di Rebic, Andre Silva e dell'Eintracht Francoforte, poi De Laurentiis positivo e a casa Roma, il Napoli in Lega non aveva sintomi, partenza falsa poi del Paris Saint-Germain senza tutti i giocatori in isolamento con il Covid, perde da prima di campionato, e poi le parole di Kolarov, l'Inter una scelta facile, non ci ho pensato due volte, questo su Sport Mediaset, che poi appunto parla dell'operazione Godin che lascia l'Inter vicino all'accordo col Cagliari, via a titolo definitivo. Questa la situazione su Sport Mediaset. Cominciamo con invece la prima pagina della Gazzetta dello Sport, con la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis, che l'altro giorno era in Lega con senza mascherina, parlando con giornalisti, gli altri presidenti che sono stati messi tutti in isolamento. Per fortuna ci dicono che Marotta stia bene. Gazzetta dello Sport che in prima pagina riporta appunto le ultime notizie. Il titolo principale è dedicato alla situazione appunto di De Laurentiis, di cui stavamo parlando. De Laurentiis caso Covid, il numero 1 del Napoli positivo, la febbre a Capri, il trasporto in ambulanza fino a Roma, è stato in Lega dopo il tampone senza mettere la mascherina e con i sintomi, pensavo fossero le ostriche, presidenti irritati, alcuni in quarantena, ma Malagò, qualcosa non ha funzionato, Igua out, fuori svolta, il Pipita va nella MLS e Suarez in, la notizia in prima pagina. E poi, come vi dicevo in apertura, Inter parte la giostra, Godin va al Cagliari, si torna su Kumbulla, ma prima serve Vidal, nuovo assalto all'albanese, atteso Darmian, il cileno tratta a oltranza con il Barça, Brozovic piace al Monaco, che però aveva offerto solo 20 milioni, con Niko Kovac, l'ex allenatore della Croazia, che vorrebbe Brozovic nel Principato, però l'offerta è molto inferiore a quello che vuole l'Inter. De Laurentiis da Capri a Napoli e Milano, i sintomi, il tampone, l'allarme in Lega, colleghi irritati per l'imprudenza, isolati anche d'Alpino e Vigorito, stessa sorte per Barone, Fenucci e Preziosi, tamponi per tutti, la Lega, da noi tutto a norma. E poi il virus inganna, è fondamentale fare attenzione pure per gli altri, il virologo Pregliasco, De Laurentiis, mascherina sempre nei luoghi chiusi. E poi andiamo alle pagine di mercato, ci vediamo in Italia, Suarez studia, la Juve sfera il test passaporto giovedì già a Perugia, il pistolero è il 9 designato,
con il Pipita che prende la via dell'America e poi domino Inter, Godin saluta Conte, ora Darmian, Kumbulla, ma prima il colpo Vidal, il difensore va gratis al Cagliari, si riallacciano i contatti per l'albanese del Verona, gli agenti di Lautaro nei giorni scorsi a Barcellona, ma l'affare non è ripartito e poi Brozovic, quante voci, il Monaco ci pensa e occhio agli scambi, vedremo insomma quello che accadrà su Godin, una cosa che non ho detto, che comunque Conte ha, nonostante il finale di stagione in cui comunque ha dimostrato, l'abbiamo sottolineato, la sua esperienza anche in finale è stato quello che ha reagito al 2-1 di De Jong, andandosi a segnare il 2-2 e trascinando comunque l'Inter, facendola rimanere in partita. Su con Conte non è mai scoppiato, diciamo, l'idillio, anzi, nonostante le ultime partite da titolare, diciamo che anche l'allenatore non ci punta molto e per questo anche è stata presa questa decisione. Forse non è un caso che l'origine del gioco del domino sia cinese, Zhang ordina cessioni prima degli acquisti, la giostra può partire, parte in effetti con Diego Godin che ha un volo prenotato per Cagliari. L'Inter e il club sardo hanno chiuso la trattativa, ma Marotta e Ausilio lasciano partire il giocatore a titolo definitivo e gratuito, rinunciando a una potenziale, anche se complicata di questi tempi, plusvalenza, ma risparmiando i 5,5 milioni di euro di ingaggio, qualcosa meno visto che già un paio di mensilità sono già state corrisposte dall'Inter. Godin da parte sua spalmerà su 3 stagioni i restanti 2 anni di contratto che aveva con l'Inter, chiudendo dopo soli 12 mesi. La sua avventura a Milano non sarà mai, nonostante il buon finale di stagione, il difensore adatto per lo stile di gioco di Conte, ecco perché il suo addio non può stupire, ma va considerato il logico finale di un rapporto mai nato, come vi avevo appena detto. Adattissimo invece a Conte Maras Kumbulla, sull'albanese c'è da tempo il sì dell'allenatore, come peraltro c'era su Tonali, e la novità è che l'Inter è tornata a intensificare i colloqui per il difensore del Verona, considerato elemento ideale perché può coprire tutte le posizioni di un reparto a 3, reparto che vedrà con ogni probabilità partire anche Ranocchia destinato al Genoa, via Godin dentro Kumbulla, il piano è questo ma non può ancora esserlo oggi anche perché la vera priorità del mercato nerazzurro resta il centrocampista, l'Inter comunque ha deciso di tenere caldi i contatti per Kumbulla, favorita anche dal fatto che la Lazio nei giorni scorsi non è riuscita a chiudere l'affare ma va trovata la quadratura col Verona che lo valuta 28 milioni, attenzione però perché sul tavolo ci sono le questioni di Marco, Salcedo e in Veneto potrebbero riavere a disposizione. L'altra uscita, Ranocchia, però invece le porta lo sbarco già programmato di Darmian, che alla stregua di D'Ambrosio è considerato un jolly impiegabile sia nei tre di difesa sia come backup sulle corsie esterne, che in fondo è un discorso assai valido anche per Kolarov, che però nella sua presentazione ha detto che si trova benissimo come terzo centrale di sinistra, un ruolo che ricopre già dai tempi del City con Guardiola. Il ruolo non è una preoccupazione neppure per Arturo Vidal, che resta virtualmente un giocatore dell'Inter. Non c'è dubbio sull'esito finale della trattativa. Cosa manca allora? Avrebbe da dire il tempo, perché l'agenda del club catalano è troppo piena per dedicarsi esclusivamente al dossier Vidal e tutto sommato neppure l'Inter è impaziente in questo momento, così concentrata com'è nello sfoltimento dell'organico. Detto che Felicevic, agente del giocatore, la dirigenza del Barça sono in contatto quotidiano, il nodo è economico, come vi ho spiegato, non è banale, ballano 5,4 milioni di euro sommando i 2,4 di premi non pagati per i quali il centrocampista fece causa al Barça lo scorso inverno e i 3 di differenza che lo stesso giocatore lascerebbe sul tavolo tra l'ingaggio dell'ultimo anno in Catalogna e i 6 già promessi dall'Inter. Il Barça ha chiesto all'Inter di partecipare, Marotta non cede, ma prima o dopo si arriverà alla fumata bianca anche grazie a Godin, fuori un ingaggio pesante, dentro un altro ma decisamente più funzionale al gioco di Conte, come lo è Lautaro. Nei giorni scorsi gli agenti dell'argentino sono stati a Barcellona, ma l'affare non è ripartito e anche qui però si attendono notizie. Per Brozovic qualcosa si muove sotto traccia, con scambio di mail e messaggi al di là delle parole d'amore per la maglia nerazzurra. Anche Marcelo Brozovic sa che il suo futuro è sempre più distante da Milano. La stampa internazionale inizia ad accostare il nome di Brozo a diversi club. Dopo il Bayern c'è il Monaco, dalla Baviera al Principato, due mondi diversi, due strade che possono portare Brozovic lontano dall'Italia. A Monte Carlo è arrivato in panchina Niko Kovac, l'ex CT della Croazia. Su sua indicazione il club ha puntato Brozovic, un mese fa era pronto a offrire 22 milioni, ora valuta la nuova offensiva con un'offerta più alta. Del resto gli ultimi mesi di Brozo a Milano hanno segnato un evidente
rottura con l'Inter, che non ha digerito le ultime avventure extracampo del croato dalla patente ritirata per aver bruciato un rosso in pieno centro con un tasso alcolico appena fuori dal limite, alla scenata al pronto soccorso del San Carlo, dove Brozzo aveva perso il controllo scagliandosi contro medici e pazienti dopo aver accompagnato un amico per un malore, e in questo caso col Monaco potrebbe riaccendersi, mi ero dimenticato di dirlo nello spaziomercato, anche un possibile scambio con Keita, che tornerebbe così, potrebbe essere lui la quarta punta o terza per Antonio Conte, in uno scambio con Brozovic e una ventina di milioni, regista di tutto, l'agente Pastorello, che è diventato anche quello di Keita. Potrebbe essere una possibilità, storie vecchie certo, ma che hanno condizionato i giudizi sull'ultima stagione all'Inter, che probabilmente influiranno sul suo futuro. L'Inter è a caccia del tesoretto per regalare ad Antonio Conte il sogno Kanté, e Brozo è uno dei big sacrificabili per provare poi ad andare in pressing sul Chelsea. La clausola rescissoria del croato è di 60 milioni, in tempo di Covid anche un'offerta da 40 potrebbe essere sufficiente, liquidità che poi potrebbe permettere all'Inter di andare su Kanté. Infatti i media inglesi hanno giocato un po' sulla questione, addirittura ipotizzando uno scambio tra Inter e Chelsea, ipotesi difficilmente percorribile, ma che ovviamente l'Inter vedrebbe di buon occhio in un mercato bloccato, dove anche le big faticano a investire. Scambiarsi i giocatori sembra la via più semplice per rinforzarsi. Il nome di Brozo è stato accostato a tante big d'Europa, in Francia si è parlato anche di Paris Saint-Germain, mentre anche il Real Madrid, secondo alcuni media spagnoli, è segnalato sul taccuino del Real. Brozovic di sicuro al momento nella sede nerazzurra non sono arrivate offerte ufficiali, ma le tante voci che circolano indicano chiaramente che il giocatore ha mercato e un giuramento di fedeltà, quello fatto da Brozovic, che appunto aveva detto che ha sempre dato tutto per la maglia, per questa città dove mi sento veramente a casa, forse nascondeva altro. Brozo la valigia pronta, il Monaco è disposto al sacrificio pur di accontentare Kovac, e l'Inter ha fretta di incassare per volare a Londra e fare poi all-in su Kanté, con anche Vecino in lista dei cedibili, così come João Mario, Perisic e Ranocchia, i giocatori che l'Inter deve cercare di cedere. Andiamo, scusate, al Corriere dello Sport, in prima pagina riportata la notizia che vi abbiamo detto del ritorno del Barcellona, un nuovo assalto a Lautaro, poi terremoto De Laurentiis, il patrono del Napoli in cura a casa, tutti i presidenti in isolamento, e poi il nuovo assalto a Lautaro, un altro tentativo dei Blaugrana per regalare l'interista a Messi e convincerlo a rinnovare, e Godin ha scelto Cagliari. Dela al virus, ora trema tutto il calcio, tamponi a tappeto anche per i giocatori del Napoli, vertici dei club in isolamento, Roma infuriata. La Serie A riparte con il fiato sospeso, sta per cominciare una stagione molto particolare che si chiuderà con gli europei, stadi ancora chiusi, un protocollo sanitario stringente, un calendario ingolfato di partite, le società chiedono qualche certezza in più. Dopo le scuole riapriranno anche gli stadi, Gravina ottimista, sì, se nelle aule andrà tutto bene si potrà riprendere anche e riaprire gli stadi, che rimarranno chiusi in Premier per un altro mese. Poi si parla anche dei positivi del Paris Saint-Germain, che fallisce la partita d'esordio con Lens, e poi la Juventus alla caccia dei bomber. E poi l'Inter, Lautaro, un nuovo assalto del Barça, l'Inter non arretra, 80-90 milioni oltre a contropartite, l'agente argentino attesi a Milano, hanno fatto tappa in Spagna in cerca di chiarezza. E poi Conte decisivo, Sinisa un idolo, le prime parole di Kolarov. Intanto dopo una settimana di allenamenti l'Inter giocherà la sua prima amichevole martedì prossimo contro il Lugano, la Pinetina, venerdì sempre il centro sportivo nerazzurro, allenamento congiunto con la Carrarese, sabato infine Conte e i suoi torneranno a San Siro per affrontare il Pisa. Come vi ho già anticipato, leggiamo la situazione di Lautaro, erano attesi a Milano ma gli agenti di Lautaro hanno fatto prima tappa a Barcellona, plausibile che si tratti di un passaggio obbligato, prima di sedersi con i dirigenti nerazzurri devono capire quali siano le intenzioni del club blaugrana, tanto più che negli ultimi giorni sono rimbalzate indiscrezioni in merito a un nuovo tentativo per il Toro, su che basi però
nel senso che finora il Barça non ha mostrato di avere le risorse per soddisfare le richieste dell'Inter, nella sostanza nulla è cambiato, visto che non ci sono state cessioni significative, anzi è partito l'assalto a Depay, nome indicato direttamente da Koeman per rafforzare l'attacco. Se davvero questo fosse il progetto, allora c'è da credere che i rappresentanti del Toro a breve sbarcheranno a Milano con in valigia una nuova offerta da recapitare all'Inter. In via della liberazione però hanno già messo in chiaro le cose: ci vuole un ricco conguaglio da 80 o meglio 90 milioni prima di prendere in considerazione una contropartita tecnica. È vero che Firpo continua a piacere, ma non può essere certo lui l'ago della bilancia della trattativa, anzi a latere può anche diventare l'ipotesi per un prestito, il rischio comunque che la vicenda si trascini fino a fine mercato, quando invece l'Inter vuole far firmare il rinnovo del suo contratto. Stallo per quanto riguarda Vidal, i nodi non sono ancora stati sciolti, visto che Vidal insiste nel pretendere una serie di premi che non gli sarebbero stati corrisposti, per cui ha già avanzato un contenzioso legale, ma i catalani intendono lasciarlo libero solo davanti alla rinuncia di quel denaro, quando vi avevano detto insomma che era ormai vicino allo sbarco a Milano. Abbiamo avuto la notizia che appunto il Barcellona aveva già dato il suo ok per liberarlo, poi questo suo impuntarsi di Vidal per avere tutti i soldi che ancora gli spettano ha, diciamo, messo i bastoni tra le ruote all'esito positivo della trattativa, che non sembra però ancora in discussione. Via libera appare più vicino invece l'addio di Godin. A quel punto l'Inter completerà l'acquisto di Darmian, lasciato in stand-by. Sempre in merito alla difesa, Ranocchia sta valutando l'offerta del Genoa, e senza avere cessioni appare complicato tornare su Kumbulla, come diceva la Gazzetta, e qui siamo naturalmente d'accordo col Corriere dello Sport. Poi dall'Inghilterra la voce di Serie, Godin va al Cagliari, ha deciso la moglie Sofia, figlia di Pepe Herrera, è nata proprio nella città sarda, trattativa portata avanti dal patron Giulini. Chiudiamo velocemente con Tutto Sport, anche qui in prima pagina rimando alla notizia degli agenti di Lautaro a Barcellona, con il tormentone che si riapre, ma con il Barcellona che è pronto a firmare Depay su indicazione di Koeman, e potrebbe chiudersi così il tormentone Lautaro. Poi Juve allarme bomber, Cristiano e Kulusevski soli, Lautaro il Barça ci riprova, l'Inter fa muro. Nome nuovo per l'attaccante della Juve, Giroud. E poi Ninja Perisic, Inter stile Chelsea, se rimangono Conte prepara la svolta tattica con un 3-4-2-1 oppure un 3-4 sempre due simili diciamo disposizioni, con Lautaro al Barça, blitz last minute, ma l'Inter fa muro, gli agenti in missione per capire se c'è il rilancio blaugrana, Godin verso Cagliari, così Skriniar resta e Darmian si avvicina. Queste le ultime notizie, come sempre sintonizzati, iscrivetevi al canale, condividete il video, mi raccomando.